Buongiorno. Giorno. Salve. Cosa prende? Panini avete, sì. Come no, certo. Quanti ne vuole? Facciamo 99. 99, facciamo 100. 100? E chi se lo deve mangiare? Poi avanti. Io odio i ritardi, credimi, odio i ritardi. Io pure. Questo treno? È questo nostro? Non è il nostro, non è il nostro, magari. No. Che ore sono, scusi? Mezzogiorno, è tardissimo. Almeno ci deve essere un avviso, un'informazione, quando magari arrivi, se arriva o non arriva. Attenzione, avvisiamo i signori viaggiatori che il treno proveniente da Lecce per Bari viaggia con 180 minuti di ritardo. Adesso che facciamo? Beh, sentite, se è questione di minuti aspettiamo, scusa, va la bene. Minuti sono. Oggi vinco io! Che cosa? Oggi vinco io! Ehi, se ti faccio vincere! Come? Se ti faccio vincere! Mi devi ancora dare due partite! Come? Mi devi ancora dar due partite! Dai, gioca! Gioca, gioca! È quel che sto facendo! Poi tocca a te! Ecco! Lancia! Lancia! Lo so! Sì, è quello là! E me? È me! Ma li senti come gridano? E che devono fare qua dentro? Ma quelli sono sordi, Nico. Dai. Capito che sono sordi, ma io non sono sordo, Mimmo. Io posso capire una mezz'oretta, un quarto d'ora, 11 sono sordi, li lasciamo gridare. Ma qua sono passate già due ore. E gridano, sì, gridano, io non ce la faccio più, la testa mi scoppia. Ehi, mo, stai tranquillo, mo vado là e ci tolgo le cose. Va bene? E non ne parliamo più. Dai, stai tranquillo, dai. Tocca a me. Lancia! Ehi, cosa? Ragazzi, per favore, basta a giocare le carte, eh? Basta a giocare. Che cosa? Basta giocare con le carte, basta. Perché basta? È orario, basta, non si gioca più le carte, basta. E adesso che facciamo? Ne parliamo un po'. Che cosa? Parliamo. E parliamo un po', cuidate. Tu hai nipoti? Perché vanno via? Che? Perché vanno via? E che ne so? Piano, fermi, piano. Qua. Motore. Pegni. Scendi la macchina, dai. A me queste cose, mi fanno innervosire. Queste cose lui lo fanno innervosire. Non ho capito, uno ci vede. È possibile che si cammina ancora oggi con le luci spente? E non lo so, vogliamo parlare delle luci. E parliamo delle luci spente. Parliamo come luci con spente. Le luci spente si cammina. E no, della cintura? Vogliamo parlare della cintura? Parliamo della cintura. Come senza cintura si va? Non ho capito, cioè, non è che stiamo facendo i birilli qua. Perché vogliamo parlare del telefonino, che stava parlando col telefonino. Appunto, parliamo del telefonino. Come si parla col telefonino in macchina? Quando è possibile si fa qualche cosa, ma in questo caso noi dobbiamo verbalizzare perché noi stiamo facendo il nostro lavoro. Se avessimo potuto fare qualche cosa, la facciamo ben volentieri, ma non è possibile. Non è possibile, ti becchi la multa. Appunto. Punto e basta. Oh. Quindi, nome e cognome. Verbalizzalo. Certamente, non è che possiamo. Oh! Nome e cognome! Ci stiamo, capito? Adolf Mittermeier, a capisci, Müller Thurgau. Vabbè, diciamo che per questa volta possiamo anche chiudere un occhio. Basta che non lo fai più, eh? Per questa volta. Cinque minuti e abbiamo finito. Forza, deve aprire la bocca, signora. Ah! Ma non in maniera così esagerata. Vabbè, scusi, non deve entrare il trapano. Eh sì, ma io rimango fuori. Ah.
Salve. Buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Senta, volevo un cartoncino. Cartoncino. E lo vuole molto spesso? Beh, qualche volta. Serve qualcosa? Sì, guardi, cercavo un libro. Però non mi ricordo né la trama, né l'autore, né la casa editrice. Ah, e vabbè, il titolo almeno se lo ricorda. Il titolo in questo momento mi sfugge. Ce l'ha? Scusa, ma cosa è successo? Sto finendo di seppellire mia suocera. Sua suocera? Anziana sicuramente, no? Morte naturale, quindi. Il mio cane l'ha sbranata. Il cane? Scusa, il cane non è che me lo puoi prestare? Sì. Sì, non ci sono problemi. Sì? Mettiti in coda. Ma quanto tempo ci vuole? Prego. Salve. Salve. Senta, volevo 45 centesimi di prosciutto cotto. Quanto? 45 centesimi. 45 centesimi di prosciutto cotto. E che cosa le posso dare con 45 centesimi? Una fettina. Una fetta? Va bene, una fetta. Però, gentilmente, se me la può fare bella spessa, così... Maresciò, per piacere. Perché? Collega, forza, dai. Momento, che delicato il momento. Se per un'ispezione dobbiamo stare un'ora, non lo so. Lo vedere a te. Che hai trovato? Come l'ho trovato? Cos'è? Sono tre bombe, tutte e tre innescate, pronte a esplodere. Qualche chiave. Piano. Lo so che devo fare piano. Dobbiamo fare il verbale adesso, mi raccomando, scriviamo bene. Ispezionando casa agricola, abbiamo trovato numero tre bombe inesplose. Scrivi, firmiamo. Sì, tranquillo. Metti nella camionetta e portiamolo in caserma. Forza. Come questa nella camionetta? Dobbiamo portarlo in caserma o no? E metti che uno esplode. Scusa. Collega, sul verbale scriviamo, abbiamo trovato due bombe. Che se esplodeva una... Manca se ne accorgo. Vabbè, va, muovendo. Perché siamo scemi? Non capisco. Scusi, devo andare alla stazione. Vai.